Volevo fare un breve intervento, Martina, potresti farmi scivolare in slide un attimo su. Molto rapidamente, cercherò di uscire quanto avete detto nell'introdurre i miei colleghi. Volevo toccare alcuni punti che sono già stati sfiorati, ma secondo me sono di estrema importanza. Il primo è fondamentalmente il fatto che ISPRA non è la competenza scientifica. ISPRA si offre come un agorà di concorso di competenze scientifiche, tecniche e operative per giungere ad una visione complessiva dei risultati, anzi riconoscendo ad ognuno il proprio ruolo, le proprie competenze, le proprie responsabilità, le proprie prerogative. Il tentativo è quello di mettere ordine. Mettere ordine, allora, mi si consenta di sottolineare il fatto che la prima cosa per avere delle mappature è avere i dati. Per avere i dati bisogna avere dei sistemi di monitoraggio che non sono semplicemente strumentali, sono anche lo scarpone del geologo o lo scarpone dell'ingegnere quando va in cantiere, no? Nel rilevare una situazione di fatto o non una situazione di fatto, oppure l'occhio più avanzatissimo, abbiamo detto prima, del satellite. Puoi andare pure avanti rapidamente. Quando noi parliamo del nostro paese, questa è una slide che mi è molto cara, sia perché mette insieme da una parte la protezione civile, non si vede il mio passato e il mio presente in qualche modo. In realtà è una slide proiettata a livello europeo, probabilmente al Parlamento europeo, nella quale si vede qual è la, diciamo, grosso modo, una stima della collocazione in termini di severità e di frequenza degli eventi, che sono degli eventi dannosi nel nostro paese. Allora, se voi guardate, prima osservazione è che le slides, ovvero frane in alto, no? Terremoti, earthquake e floods, no? Sono i tre rossi che mettono insieme la cornice dell'angolo alto in cui la massima frequenza e la massima severità. Però c'è un punto che a noi sfugge sempre, che in qualche modo anche Mauro Grassi ha sottolineato, che in realtà non c'è semplicemente un rischio diretto, c'è un rischio anche indiretto, cioè questi eventi determinano delle correlazioni anche in termini di eventi naturali. E non solo, c'è un'altra correlazione, che poi la mappatura abbiamo cercato di evidenziare, che è quella degli eventi naturali su strutture, infrastrutture, diciamo, presenti sul territorio, le quali generano a sua volta una catena di rischio. Faccio un esempio: se c'è un impianto a rischio rilevante esposto ad eventi alluvionali o a eventi franosi, evidentemente la tipologia di rischio non è semplicemente quella del danno su quell'infrastruttura, ma è cosa succede a valle di ciò che succede se quella struttura, no, è colpita da un evento. Questo della concatenazione, Fabrizio Puccio l'ha sottolineato molto bene, nel senso che anche nella risposta poi del tempo reale, così come nella pianificazione, deve essere considerato. Allora noi non possiamo più vedere in termini anche fisici il sistema non come un sistema complesso e non lineare nelle sue conseguenze e nei suoi effetti dannosi, e non solo sulla popolazione, ma anche sulla qualità sostanzialmente della, faccio un esempio, delle risorse naturali su cui insistono, ovvero sulle matrici ambientali. Fukushima, pensate, il maremoto di Fukushima, ovvero un alluvionamento da maremoto, tsunami, che dir si voglia, costiero, cosa ha comportato poi come conseguenza dal punto di vista del rischio, no? Della sicurezza nucleare in quel paese, e non solo in quel paese, perché noi l'abbiamo osservato e cercato di osservare in termini generali. Quindi quando il tentativo di mettere insieme tutto, di tenere collegato e anche di dare una lettura più complessa, una lettura dinamica. Per far questo, l'ho detto prima, c'è bisogno di reti di monitoraggio. Mi dispiace che questo paese non sia così sensibile. Devo dire che in alcuni casi, anzi, le regioni si sono dimostrate molto più sensibili delle autorità centrali. Le regioni hanno finanziato reti di monitoraggio, penso alla qualità dell'aria, penso alla qualità delle acque, nelle quali in realtà l'intervento, se non ci fosse stato un intervento regionale, non ci sarebbe stata la possibilità di avere questi occhi sul territorio. La seconda cosa è, certamente spingiamo l'innovazione, oggi nell'innovazione l'utilizzazione di informazioni satellitari, siamo andati in sito, ci dà una visione da grandissima a piccola del pixel, e questo ci consente invece di avere una visione puntuale, di avere una zona, una visione zonale, areale, che però ha necessità di sviluppare conoscenze e strumenti per poterla comprendere, analizzare correttamente. Tutto questo porta anche alla discussione che vedremo dopo, che è quella della gestione, detta in inglese,
di una grande modalità, cioè big data, no? Che vuol dire gestire tara bytes di dati, no? Addirittura in tempo reale. Questo pone una frontiera enorme da due punti di vista: dal punto di vista della possibilità, soprattutto, di dare strumenti a un'operatività nel tempo reale reale, e dall'altra parte di dare completezza all'informazione che poi deve giungere a quella pianificazione che sia Bernardo sia Mauro hanno sottolineato in una prospettiva futura che oggi non abbiamo. Io voglio citare questo. Allora, queste mappe sostanzialmente che vedrete dopo, io ho preso delle slide vecchie che voglio chiudere. Queste erano già del 2014, andavo in giro per l'Europa e per l'Italia a mostrare queste mappe, o questa, no? In cui ci sono i dati che poi saranno riportati, non voglio entrare in me, non mi interessa, e per arrivare ad esempio, un passo che sembra banale, ma dire quanti sono gli abitanti esposti. Beh, una cosa banalissima, prendere i dati Istat e incrociarli sostanzialmente con le mappe, c'è una cosa che tutti noi abbiamo sempre fatto. Non è vero che non abbiamo fatto, abbiamo sempre fatto, ma il punto centrale è mettere insieme, cioè sostanzialmente usare quantomeno dei sistemi che possono essere, avere metodologie sufficientemente omogenee per giungere a sostanzialmente incrociare questo. E questo non basta, no? Questo non basta, perché questo ci dice, se parliamo di abitanti, vorrei dire un'altra cosa, ci dice fondamentalmente di dover guardare il nostro territorio, che non è una cosa ferma. Cioè noi l'habitat umano, che è il territorio, è una cosa fortemente dinamica, anche qua. Collegare questa all'altra, un altro aspetto sviluppato da Istat, che è il consumo di suolo, ma soprattutto quest'altro accidenti, che è sostanzialmente come si distribuisce il territorio, cioè lo sprolo urbano, dove va a finire, dove dorme la gente di notte, dove fa le cantinette per il figlio senza dichiararle assolutamente abusive, noi uno se ne trova in fase di che pensa un'esposizione, se ne trova un'altra in altri fatti. Allora l'integrazione di tutti questi dati e di tutte queste informazioni comporta sostanzialmente l'utilizzazione di tecnologie di innovazione e di strumenti avanzati. Oggi ce l'abbiamo, però dobbiamo fare le cose tutti insieme. Dobbiamo rinunciare alla gelosia dell'informazione, alla gelosia della bandierina. Per quello anche i miei colleghi dicono sempre: noi siamo una Gorana, noi siamo una piattaforma, e devo denunciare che se in Calabria non abbiamo molte informazioni è perché attività come ad esempio l'IFI, l'inventario dei fenomeni di franosi, ci ha fermato un po' di tempo fa, perché fondamentalmente alcune reti, no, o le attività di monitoraggio ad esempio delle portate non è più andata avanti, perché tutta una serie di elementi sono sempre messi in seconda fila a partire da una mappatura geologica del paese, e non solo, della lettura in forma più moderna di quello che era il CARD, no? Sostanzialmente la mappatura geologica del nostro paese, ma vederla anche ormai tridimensionalmente, vista anche in termini di profondità di esposizione profonda. Tutto questo vuol dire conoscenza, lavoro scientifico da una parte, metodologie che messe insieme, diciamo, delle conoscenze stesse, e dopodiché tirare fuori quelle che sono scelte politico istituzionali per le responsabilità. Allora, Istat ha cercato e sta cercando di fare questo, e in particolare la sfida che sul rischio residuo è una sfida interessantissima, importante, molto importante. Molto importante perché su scale dei tempi di ritorno di una misura di probabilità, giusto o sbagliata che sia, ma è sempre una forma convenzionale di riferimento, diverse da quelle su cui oggi abbiamo visto un disaggregamento. Nessuno ha notato, e Bernardo l'ha sottolineato, che l'arrivo della direttiva alluvioni a noi ci ha fatto fare un passo indietro. Quando io ho citato la 183 aveva una visione olistica del problema, legata alle frane, il trasporto solido, i processi di erosione spugnale, a quelli che erano anche i problemi della disponibilità della risorsa idrica. Vedevo una visione olistica, la direttiva alluvione ha diviso la parte, ad esempio, frane dalla parte alluvione. Sta a noi tenerlo insieme, non per un passo dietro. Se mai prendere dalla direttiva alluvione qualche cosa che nel rapporto troverete, che spero i miei colleghi parlino, se non ne parlano lo dico io, che è quella dell'erosione costiera, cioè dei processi nella fascia costiera, che non sono assolutamente disgiunti da ciò che succede, no, alle sorgenti del Po. C'è questa visione olistica, fisica, chimica, biologica, nella dinamica complessiva di un tempo reale, di un tempo differito, credo che sia la sfida di domani. Oggi abbiamo strumenti, ad esempio, per arrivare ad una valutazione di maggior dettaglio di quel rischio residuo,
Ma se i dati di partenza, le informazioni iniziali non sono complete, non sono omogenee sul territorio, ancorché minime, noi arriveremo a delle valutazioni assolutamente sbagliate e avremo delle valutazioni assolutamente sbagliate delle modalità di nostro intervento. Ed è vero che in Puglia c'è pochi versanti trampa, ci sono anche in Puglia. Allora, in qualche modo io credo che questo lavoro congiunto che vede i colleghi qui con le loro responsabilità, le conoscenze che dal territorio possono venire, di qui la mia fortissima valorizzazione ad esempio dei consorzi di bonifica, non possiamo dimenticarci, non sono semplicemente una rappresentazione pubblico-privata o una rappresentazione di principi di sussidiarietà, sono una presenza sul territorio con la quale noi dobbiamo dialogare, ma quello anche delle municipalità, quello delle aree metropolitane, vale in termini più complessivi, dobbiamo essere paese, come diceva Peter Cavacci, fare un passo indietro rispetto alle responsabilità, e credo su questo stiamo cercando anche, no, relativamente ai piani di gestione con il Ministero dell'Ambiente, di introdurre degli elementi che vedranno anche i colleghi delle autorità di Bacinoviere, di distretto, domani magari storcere un po' il naso, ma lo storcere un po' il naso vuol dire semmai fare un passo indietro per fare un passo tutti insieme. Non è sempre necessario posizionarsi sulla punta più avanzata della conoscenza, ma restando soli, forse ogni tanto tornando indietro e raccogliendo tutti, è l'elemento più importante del nostro paese. Credo che su questo e sull'ultimo aspetto che vorrei dire, tutto questo è stato fatto con grande passione da parte di tutti noi. Non è vero, la struttura di missione è altrettanto povera come Ispra. Certo, vede passare signori milioni davanti, ma lei, poveretta, come me, cioè nel senso, diciamo, l'abbiamo fatto in casa. Le piattaforme che vedete sono state una sorta congiunta dei soggetti che sono stati citati, appunto da Agida, la Fondazione del Politecnico, Ispra, la stessa struttura di missione, il DPC, ognuno ci ha messo un pezzichino. Proprio come dico la genovese, se tu hai messo la mano in tasca e ha messo un pochettino lì. Bellissima espressione del volontarismo di questo paese. D'altra parte abbiamo un volontariato che è uno dei più grossi, no, a livello mondiale. La nostra organizzazione di volontariato supera il milione, no, è fantastico. Però io credo, ed è un richiamo, e mi dispiace anche che sia andato adesso via l'onorevole Braga, perché l'onorevole Braga, ad esempio, moltissime di queste obiettivi l'ha fatto bandiera di discussione nel Parlamento. Noi dovremmo tutti insieme non piangere, sbattere, ma chiedere l'attenzione necessaria per il Paese su queste questioni, che non sono semplicemente, come dice Mauro, e sottolineo che invece fa un ragionamento molto, molto importante sulla mancanza di finanziamenti, no, che il Paese ha negli ultimi anni, ma non è solo questione di finanziamenti, non è solo questione di finanziamenti, è questione che ognuno accetti di coordinarsi o di essere coordinato in un sistema paritetico di competenze e di responsabilità, senza fuggire avanti. E lo dico per la mia storia personale. E credo che tutti insieme, e queste mappe lo dimostrano, il fatto di essersi posti, il fatto di mappare le infrastrutture lineari, di mappare i beni culturali, di mappare le SEGESO, di mappare il messaggio, non è conclusivo, è un messaggio. Nel dire apriamo gli occhi, guardiamo a 360 gradi, vediamo in forma integrata quello che possiamo vedere, chiamiamo la comunità scientifica a concorrere con noi, non a mettersi sopra facendo i giudici da bar, senza correre nessuna responsabilità, ma si mettano a fianco, ci diano strumenti e conoscenza, noi faremo il nostro lavoro, lo faremo a fianco alle autorità, lo facciamo a fianco a coloro che assumono le responsabilità. Grazie.